Buongiorno, purtroppo non le posso dire altro di nuovo, purtroppo è stata una coincidenza bruttissima perché veramente è una sfortuna quasi impossibile che veramente in questo secondo, quando è arrivato il treno, è scesa questa frana provocata da un tubo di irrigazione che si è rotto. E purtroppo non sappiamo quante vittime ci sono, ma comunque è una situazione bruttissima, veramente una sciagura che è una cosa che non si può neanche descrivere, è veramente brutto, anche se tutte le forze dell'ordine e di sicurezza, i vigili del fuoco, già pochi minuti dopo l'incidente sono stati qua in centinaia, hanno tentato di aiutare quella frana, è entrata nel treno e quella era la sciagura più brutta, in modo che hanno fatto annegare tante persone sotto queste masse di acqua e frana. Ecco, Assessore, quindi dunque tanta acqua che si è riversata sul terreno ha provocato questa frana. L'acqua da dove arrivava? Da dove veniva tutta Da quest'acqua? un tubo di irrigazione che si è rotto, ma non si sa le cose precise, comunque si è rotto e ha causato questa frana, ma non è neanche tanto grande questa frana, solo che ha beccato il treno proprio in pieno e dopo l'ha riempito. Questa è stata la cosa brutta, che questo treno è stato riempito con le persone a bordo e non avevano nessuna chance, è veramente una catastrofe in tutti i sensi. Quindi possiamo escludere comunque sia l'ipotesi dei primi momenti in cui si era parlato di uno smottamento del terreno, di una frana comunque causata dalle cattive condizioni del tempo, dalle piogge degli ultimi giorni. No, no, perché gli ultimi giorni non è che c'erano tante piogge e neanche tanta acqua, per quello la frana non è causata dal tempo ma da un tubo di irrigazione che si è rotto, almeno quello che si sa al momento, e dopo si vedrà E in quindi c'è da loco. ipotizzare anche delle responsabilità abbastanza serie, probabilmente, insomma, un tubo che Sì, quello non si può sicuramente, ma rompere da solo, comunque c'è insomma. la procura sul posto, ci sono i PM sul posto, questo tutto sarà verificato nei prossimi giorni, dopo si saprà di più sulle responsabilità, ma io penso che questo è sicuramente importante, ma molto importante che di tentare ancora di far tutto, di far sì che le vittime ne siano meno possibile.